Spotify, eccetera, eccetera. Quindi potete recuperare tutto lì. Quindi andiamo in pausa. Ultimi tre match molto belli, molto interessanti. Ragazzi, ovviamente per chi è in chat, se qualcuno vuole chiedere qualcosina, chiedete, non vi fate Disposizione. problemi, disposizione per chiarimenti, altre cose, altre curiosità. Erano rimasti tre match, era rimasto, vabbè, il main event ovviamente, match tra Flavio e Gianni Valletta. Gianni Valletta, lottatore Pro Wrestling Malta, lottato anche in All Japan, già Sì. visto anche in Italia perché è stato più volte ospite della Bologna Wrestling Team di Red Scorpion, però un lottatore molto molto di esperienza ed è veramente bravo, cioè lui è grosso nella maniera giusta, cioè è alto, è fisicato, mette veramente paura. Eppure ti posso dire che io il buon Valletta lo vedrei bene in un ruolo stile Brody Lee. Ciò Perché che era no? Brody Lee per Perché il Dark no? Order. Prima Lo aveva una vedrei look davvero molto più bene. figa. Lui entrava tipo gladiatore, entrava con l'elmo, Ok. sotto braccio, Ok. ovviamente È molto come fa figo. Basil Baracca, diciamo, l'ex TNA. Ok. Sì. Quindi molto molto figo. Flavio. Allora, sul match di Flavio voglio dire una cosa, si percepiva che era emozionato. Si percepiva Parecchio. che era molto emozionato Parecchio. perché lui Sì, ha sì, sì, sì. sentito parecchio il discorso IPW, il discorso di ritorno IPW e ritorno stazione birra, l'ha sentito parecchio. Però è riuscito a portare il titolo a casa con una furbata e abbiamo visto anche l'attacco di Dave Blasco. A questo punto io mi aspetto per il 5 di giugno, prossimo evento IWA contro Lucha Libre Barcellona, possa esserci il match tra loro due. Anche Tra perché lo stesso l'altro, Blasco è ex show. campione Lucha Libre Barcellona, quindi. Blasco, secondo me, ha vinto entrambi i titoli, sia IWA che Eh Lucha Libre, quindi sì. è un absolute champion, mettiamola così. Ma a parte ciò, ricordiamo che il prossimo show dell'IWA sarà nel Palatorrino di Roma proprio domenica 5 giugno. È domenica, sì. Sì, domenica Domen 5 domenica 5 giugno, giugno. lo stesso giorno di Hell in a Cell, tra l'altro. Quindi, se volete, ragazzi, vi organizzate, andate a vedere uno show di wrestling fatto bene e dopo magari vi guardate pure in live il pay-per-view, che non si sa mai, insomma. Si può fare, si può fare. Poi abbiamo avuto Astaroth contro Peach, Sì. bellissima sorpresa, Bello, Peach, bello, veramente un ottimo match. Ottimo match, Astaroth sta facendo dei miglioramenti assurdi, cioè pensare che da quanto lotti lui veramente è un qualcosa di. Cioè fino a questo momento secondo me il premio come breakout superstar del wrestling, parlo sempre di discorso wrestling italiano, se la prende lui. Lui è il divo, se la battagliano, se ragazzi. la contendono, se la contendono, Se sì. la battagliano. Confermo. Peach, l'abbiamo detto, veramente patrimonio nazionale ormai. Pitch è straordinario, straordinario. Non penso qualsiasi parola, qualsiasi complimento possa essere riduttivo per quella persona. E poi abbiamo avuto un bellissimo match, veramente bello, tra Henry e D3, Main Event. Appunto, è stato chiamato Jackpot Match, realmente era un Three Stage of Hell, quindi tre match diversi, single match, submission match, e se si arrivava al terzo eventuale, sì, i cani approvano, e Sting approvava Infatti era dall'avversario. proprio Sting, era proprio Sting, sì. L'ultimo invece era una Chiudere la disqualification, porta. Ne quindi approfitto molto un attimo per molto chiudere la porta, arrivo subito. fai. Quindi molto 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 bello, ragazzi, di tre veramente bravo, si vede che ha tutta questa esperienza, si vede che di tre ha tutta quanta questa esperienza che ha recepito dal Messico, dagli States, comunque la parte di mondo che ha girato, ha preso tanto, però ragazzi non dimentichiamoci anche di Joe Hendry, perché Joe Hendry, Professional wrestler, come che ha detto? lui, perché qualcuno del pubblico gli ha detto Where is your shirt? Perché c'era D3 che stava vendendo le sue magliette ed è entrato con tutto quanto il suo ring gear, chiamiamolo così.
Allora c'era uno del pubblico che gli ha fatto a Joe Hendry: "Where is your shirt? Where is your shirt?" E lui si gira e gli fa: "Where is my shirt? I'm a professional wrestler." Cioè, ragazzi, lui a livello di qualità in ring penso sia uno dei migliori che ho mai visto. Ma E anche nei ovviamente promo, nei promo è fantastico, veramente bravo. sia di Impact che Ring of Honor ha sempre fatto un bel lavoro. Poi logicamente quel cammino non è proseguito, non so dire bene il perché. Probabilmente è uno di quegli atleti che è riuscito ad andare over, ma fino ad un certo punto, e quindi non, però sai, comunque è rimasto nel giro. Comunque lo vedremo, lo vediamo già in OTT. Spesso va in progress, torna comunque insane, quindi nel giro di quelle. Potrebbe tornare Ring of Honor a Io più quanto che altro pare. nel giro di quelle compagnie pro WWE ce lo vedo, quindi sai, un Joe Hendry ad NXT non sarebbe malissimo. Più che altro è l'età da vedere se per Joe Hendry Sì. già inizia ad essere un pochino limitante. Certo, certo. Però è strano, ecco, che uno come la WWE non abbia ancora preso in considerazione lui, perché è un ottimo parlatore, e la WWE di parlatori ne ha bisogno veramente Assolutamente. tanti, come il pane. Evento in complessivo molto molto buono. Io Confermo. spero al più presto che loro annunciano un nuovo show, così da essere presente. Beh, sappiamo che la vittoria di D3 porterà lo stesso D3 ad affrontare in futuro Fabio Ferrari Fabio Ferrari in per un il match Gold valido per Title. il titolo, esatto, per il titolo massimo dell'IPW. Titolo massimo dell'IPW che, signori, cioè non è che lo hanno detenuto, insomma, a gentaglia. Cioè, quel titolo è stato vinto da gente come John Morrison, gente come Bambi Killer Chris Reber, gente come Austin Aries, gente come lo stesso Axel Fury. Quindi gente che comunque ha scritto pagine importanti del business, in particolare nel nostro paese. Poi però parliamo comunque di profili di alto livello, quindi quel titolo ha una valenza molto, molto importante. E arrivare a giocarsi un match per il titolo mondiale IPW è cosa per pochi, onestamente. Quindi sono molto Vero. contento che ritornerà questo title match quanto prima. E vediamo un po', perché sono molto curioso di vedere dove si andrà a parare poi con questo incontro, che sicuramente verrà fuori qualcosa di eccezionale, dato che parliamo di Fabio Ferrari, che è un pioniere della disciplina, lo conosciamo tutti benissimo, e D3 che attraverso la sua esperienza, in particolare negli States, è cresciuto tantissimo. E può venire fuori qualcosa di davvero, davvero bello. Vero. E da sottolineare l'intervento che c'è stato di Alessio, che è stato anche da noi ospite, Alessio di Nicola Antonio, grazie che ancora. Grazie ancora per la persona, Alessio, veramente. ha fatto un bel promo. Sì, Definiamolo così, definiamolo così, confermo. descrivendo un po' la situazione del wrestling web italiano, che non ha trattato come si doveva il ritorno di D3 a lottare in Italia. Per dire, è stato pubblicato un articolo sul Corriere dello Sport, mentre alcuni siti di wrestling non l'hanno nemmeno riportato, ed è una Ma cosa questo, vedi, prof, questo sbagliata. è il grande problema di essere all'interno del wrestling web italiano, nel senso che io, per mia esperienza, posso dire di aver scritto per 7 anni e mezzo tutto wrestling.com, pubblicando più di 5.500 articoli. Ho scritto per zonawrestling.net, ho scritto e sono tornato a scrivere su worldwrestling.it, in passato ho scritto anche su altri siti e altri forum, quindi la mia esperienza all'interno del wrestling web italiano è vasta. E questo non lo dico per vantarmi, lo dico perché Ci effettivamente è sta, così. la realtà. Il problema qual è? Che su tutto wrestling, per pubblicare un qualcosa del genere, che comunque è un qualcosa di importante, perché cioè, non parliamo di gente che si sveglia la mattina, apre una federazione di wrestling mentre mangia il cacciucco. Parliamo di un qualcosa di decisamente più importante. E per pubblicare qualcosa del genere, sembra che tu debba chiedere autorizzazioni non si sa a chi. Non si sa chi, per arrivare a pubblicare un qualcosa di simile. Questo per quanto riguarda tutto wrestling. Per quanto riguarda zona wrestling, purtroppo si cerca di scrivere cose solo nei modi e inerenti ciò che fa più comodo, ed è un dato di fatto, dispiace dirlo, ma è così. Io sto sparando a zero, ragazzi, mi dispiace, però è la verità dei fatti. E su worldwrestling.it, se non ci fossi io a scrivere queste notizie, non lo farebbe nessuno. Ed è un peccato, è sinceramente un peccato, perché è vero che
Oggi, per esempio, veniamo a conoscenza di Sasha Banks e Naomi che lasciano il backstage di Raw, eccetera, 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 eccetera. Non metto in dubbio che questa notizia faccia fare tanti click, crea tanta attenzione e interesse da parte dei fan e conseguentemente spinge gli stessi fan a sintonizzarsi su questi siti, no? Quindi io Oppure, comprendo come per che. esempio, è comodo fare la notizia su No, Akira ma e i allora suoi io match. comprendo che la prima visione vada a questo, però è anche vero che subito dopo una citazione al resto potresti anche farla. Ecco perché io ho aspettato, per dire, di fare questo episodio del Pro Wrestling Culture proprio per fare poi un articolo ben stilato da pubblicare con allegato questa puntata e creare un pacchetto unico per il lettore, per l'ascoltatore e anche per la dirigenza dell'APW stessa come Alessio Di Nicola Antonio. Però il problema rimane sempre quello, ok? Adesso mettiamo per un attimo da parte tutto wrestling e zona wrestling, fanno parte del mio passato, nulla da togliere, io mi sono trovato benissimo in entrambi i siti e mi hanno insegnato e dato moltissimo per il mio percorso. Però per quanto riguarda World Wrestling, dove ci sono anche io adesso, sito che ho contribuito ad aprire insieme a Marco Enzo Venturini nel 2014, dico ragazzi dello staff, apriamo un attimo gli occhi, apriamo un attimo anche la mente, cerchiamo di pubblicare anche notizie di questo tipo, ma non, ripeto, non riguardanti le federazioni di wrestling che con gente che si sveglia la mattina e apre federazioni di wrestling così a caso. Cerchiamo di parlare di quelle cose che sono davvero importanti all'interno della disciplina perché servono per far smuovere come si deve il movimento e non posso farlo solo io, dovete darmi una mano perché l'intervista di Booker T che parla di Tessa Blanchard è utile fino a un certo punto. Cerchiamo di parlare di un qualcosa di più utile. Questo è un messaggio con il cuore che mando alla community di Open Wrestling TV, che è logicamente collegata a quella di worldwrestling.it. Io Vai. più che altro direi che se non ci interessiamo al wrestling, specialmente quello di casa, non ci Beh, non andiamo poi a possiamo lamentarci. lamentare, Sì. non dobbiamo andarci a lamentare poi se la WWE non viene in In Italia Italia. a fare i suoi show, i suoi live event, perché non c'è Certo. interesse. Non c'è Certo. interesse, non c'è crescita, non ci sono nuovi fan, o non ci sono, Poi non c'è il fa ritorno ridere. dei vecchi fan. Poi fa ridere che ci sono persone come me e te che comunque sono fuori Roma e fanno chilometri per arrivare a Roma. Vabbè, tu magari sei più vicino, io magari sono soltanto a 2 ore di macchina, però c'è gente che ha fatto chilometri per arrivare lì. E poi c'è gente che ha siti di wrestling, che scrive su siti di wrestling, che è di Roma, ma non ci va allo show. E ne parla soltanto per farsi bella pubblicità e, perdonate la volgarità, leccare i glutei a destra e a sinistra, con o senza scudi vari. Però non mi sembra questo il caso. Io di queste cose non ne parlo perché io forse più di tutti quanti gli altri sono l'unico che è estraneo a tutti i canali, perché io Sì, sì. sono l'unico che sono freelancer, anzi in teoria potrei essere quello che potrebbe parlare, l'unico che potrebbe parlare di queste cose, però io dico solo una cosa, io sono interessato al wrestling italiano in toto, indipendentemente dai colori. Se vogliamo definirli così, se vogliamo andare Certo. sempre sullo stile di fede calcistiche o simili. Certo. Non è detto che se una federazione vi faccia entrare gratis, allora voi dobbiate leccare il culo. Oppure se una federazione vi tratta con i guanti, voi dobbiate leccare il culo. Assolutamente. Perché è della stessa situazione in cui ci andiamo a lamentare poi con le grandi federazioni. Sì, sono veramente come Brock Lesnar, un free agent. Io sono totale avulso da siti. Sei solo Open Wrestling Sono solo, TV. ma veramente sono Open Wrestling TV. a parte gli scherzi. È questo, ragazzi, se il movimento del wrestling italiano non funziona anche un po' per colpa, se vogliamo definirlo così, di chi lo dovrebbe presentare e chi dovrebbe attirare Assolutamente, ma degli interessi. questo poi si ritorce anche contro di noi. Cioè, esempio, noi del Pro Wrestling Culture, ok? Noi abbiamo portato interviste dal punto di vista internazionale, di qualità, esempio, intervista, guarda, ce le ho segnate qui.
Abbiamo intervistato, per quanto riguarda gli ospiti stranieri, abbiamo intervistato Leland Race, Matt Seidel, Amber Novacic,